Buona giornata a tutti, cari amici, dal vostro Nicola De Lucia. Sono qui oggi per parlare di calcio, la Coppa Italia di Serie A e Serie B. Siamo giunti agli ottavi di finale. Uno si è già svolto la settimana scorsa, gli altri si stanno svolgendo in questa settimana. Partiamo appunto dalla gara di, diciamo, 7 giorni fa tra Torino e Genoa, dopo che il Torino ha superato i grifoni dopo i calci di rigore. Ieri invece il Napoli, grazie a 2 calci di rigore, ha avuto la meglio sul Perugia, appunto per 2-0. Lazio Cremonese 4-0, Inter Cagliari 4-1. Poi quest'oggi avremo Fiorentina Atalanta alle 15, Milan Spal alle 18, Juventus Udinese alle 20:45 e, se non ricordo male, Parma-Roma dovrebbe chiudere il quadro. Sì, Parma-Roma il 16, domani alle 21:15 addirittura andrà a chiudere il quadro degli ottavi di finale. Per i quarti abbiamo già una sfida in programma il 29 gennaio alle 18, Napoli-Lazio. Ma appunto, venendo al tabellone, diciamo innanzitutto che allora attendiamo un attimo la grafica. Allora, per quanto riguarda le sfide, no, la regia non riesce a, comunque. Allora, abbiamo detto Napoli-Lazio, a memoria vado, poi il Milan, se supera la Spal, dovrebbe affrontare il Torino, l'Inter, se non vado errato, dovrebbe affrontare, vediamo un po', dovrebbe affrontare l'Atalanta. Vediamo. Sì, l'Inter deve, sì, dovrebbe giocare contro la vincente di Atalanta Fiorentina. E poi ho detto il Milan se supera la Spal contro il Torino. Invece poi avremo l'altro quarto di finale con la vincente tra Parma Roma e Juventus Udinese. Grazie a tutti e ci vediamo al prossimo video per quanto riguarda la Coppa Italia con il quadro generale dei quarti di finale. Ciao a tutti, alla prossima, buon pranzo e buona giornata. Ciao!